Alle 5 del mattino in inverno il cielo è ancora cupo, l'aria è gelida, feroce e intirizzisce i corpi dei migranti che in bici o a piedi si avviano verso i luoghi di raccolta o ai campi dove lavoreranno tutto il giorno. Le 5 del mattino è l'ora in cui i sindacalisti della FLA e CGIL di Gioia Tauro arrivano alla baraccopoli per controllare che non ci siano caporali alla ricerca di mani a basso prezzo. Comincia ad albeggiare, aumentano i migranti che escono dalla baraccopoli e dalla tendopoli di San Ferdinando per recarsi sui posti di lavoro. E a poche centinaia di metri dai due campi i sindacalisti si appostano per consegnare ad ogni lavoratore un volantino con il numero verde della FLA e CGIL Calabria e quello dei carabinieri. Numeri che servono per denunciare eventuali abusi da parte dei datori di lavoro e caporali. Oltre al volantino, i sindacalisti donano indumenti di lavoro ai migranti. Una nuova mobilitazione generale della Locride, non prima però di aver interessato della questione il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. È la conclusione a cui sono arrivati i sindaci del comprensorio, a margine dell'assemblea convocata in seguito al caso che ha scosso l'ospedale di Locride e la sanità calabrese, con la morte di un anziano trasferito di reparto in ritardo per la rottura di un ascensore. La proposta è quella di investire il prefetto di questa problematica e quindi di tornare al tavolo prefettizio e di discutere di tutte le criticità che investono questa struttura. Domi Tripodi è un giovane commercialista reggino con la passione per il mare e la fotografia subacquea. L'amore per i fondali dello Ionio l'ha portato a New York, alla sede dell'ONU, dove un suo scatto ha conquistato la giuria di un importante concorso fotografico internazionale. La sua passione sta facendo fare il giro del mondo alle bellezze sommerse del territorio calabrese. I suoi scatti, frutto di un amore innato, portano la luce sugli emozionanti paesaggi subacquei della costa reggina. Sono nato sul mare, quindi nascendo sul mare come tutti quanti, già fin da piccolo ho cominciato con i braccioli e con la maschera.